Non esiste il Gran Premio perfetto, ma quello del Mugello per Danilo Petrucci gli si avvicina molto. Un vero riscatto per il ternano, che davanti ai suoi tifosi raggiunge un podio straordinario, lottando per tutta la gara con i piloti di vertice. Già dalle qualifiche sembrava esserci qualcosa di diverso, in Q1 Danilo era riuscito a eliminare piloti del calibro di Kyle Crutchlow e Andrea Iannone. In Q2 poi ha dato spettacolo, prima con una virtuale pole position, tempo ottenuto sfruttando la scia di Dani Pedrosa, e poi difendendosi con altri giri record, questa volta ottenuti con le sue sole forze, che gli erano valsi la seconda posizione, piazzamento annullato a pochi secondi dalla fine per aver superato i limiti della pista. Una doccia fredda per Petrux, che si è ritrovato così a partire dalla nona casella. Al via comunque è scattato subito forte, rimontando fino alla settima piazza, e anche questo era un segnale, se è vero che lo starter era stato il suo tallone d'Achille in questa stagione. Da lì altri sorpassi, su campioni come Pedrosa, poi caduto travolgendo anche Crutchlow, Marquez e Jorge Lorenzo. Ma ancora non era finita. Dalla quarta posizione, Danilo è riuscito ad annullare il vantaggio del terzetto di testa, lottando con loro fino alla bandiera a scacchi. E senza timori reverenziali, come dimostra il sorpasso deciso a Valentino Rossi e il successivo attacco a Maverick Vinales. Proprio quando sembrava impossibile strappare anche la vittoria a Dovizioso, le gomme hanno ceduto, costringendo il ternano ad accontentarsi, se così si può dire, del terzo posto. Il miglior piazzamento della sua carriera, se escludiamo la seconda piazza di Silverstone nel 2015. In quell'occasione però era stata la pioggia ad aiutare la sua scalata, mentre domenica è stata all'altezza dei migliori anche in condizioni normali. Una vera soddisfazione per lui, commosso sul podio. Mi sarei giocato anche la casa per un podio al Mugello, ha dichiarato poi Danilo alla stampa internazionale, anche perché in effetti a casa ci si è sentito veramente. Tra la marea di bandiere gialle col 46 di Rossi, infatti, spiccava sotto il podio anche una coreografia del fan club di Terni, in estasi per la prestazione di Danilo. Ora anche la classifica gli sorride, con l'ottavo posto a pochi punti dalla Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo e con l'opportunità di guadagnare ancora questo fine settimana nel Gran Premio di Barcellona.